Quindi, come dicevo prima, posso andare, Aldo? Sì. Ok. Come dicevo prima, facciamo un brevissimo riepilogo di quello che abbiamo detto ieri sera, così ci concentriamo e focalizziamo la nostra attenzione sull'obiettivo di oggi. Abbiamo visto quanto la libertà spirituale, quindi quanto la nostra energia, se è vero che la fisica quantistica sta ha dimostrato che noi siamo materia creata da campi energetici, quindi vuol dire che ci deve essere un'energia che genera quello che abbiamo. Quindi il fulcro è la libertà spirituale, quindi il potere della mente, il potere delle emozioni, che creano la nostra libertà personale, che è l'interazione con le persone che sono nelle nostre reti, le persone che sono vicino a noi. Di conseguenza andremo a migliorare la nostra professione, quindi le nostre azioni e tutto quello che ci permette poi di avere la libertà finanziaria. Ci hanno fatto credere che è l'avere, che è l'avere che determina il nostro essere, invece da questo tipo di schema comprendiamo che è l'essere attraverso il fare che ci permette di avere. Quindi anche il discorso di elaborazione, di performarsi del percorso di Freedom Way con i 4 corsi è stato proprio studiato apposta per darvi l'energia, per farvi trovare l'energia che vi può servire, che vi può essere utile per poi creare la vostra realtà come la volete voi. Poi abbiamo cominciato a guardare la differenza tra bisogno e volontà, che quando mi manca una cosa e ne sento il bisogno, questo genera un'illusione, che genera una preoccupazione, quindi incomincio a occupare la mia mente con qualcosa che probabilmente non succederà mai. A quel punto lì, sulla base della preoccupazione, andrò a cercare con ansia delle risposte ad un bisogno. Questo mi creerà tante volte delle aspettative e le aspettative non soddisfatte diventano delusione. Se invece io comincio a spostare la mia attenzione tra quello che devo fare, quello di cui ho bisogno, a quello che io voglio fare, questo incomincerà a creare in me un desiderio che creerà un sogno, che mi darà energia per pianificare un obiettivo e grazie a questa pianificazione comincerò ad agire con costanza per ottenere, per realizzare quello che voglio. È ovvio che in qualunque momento io dall'illusione posso trasformare desiderio, posso trasformarlo in sogno, ma è anche vero che se io non pianifico bene, incomincio ad aspettare, ci sono tante persone che si bloccano sul livello del pensare. Penso all'obiettivo, penso a quello che voglio fare, ma non metto in atto azioni per ottenere quello che voglio ottenere. Se siamo un equilibrio olistico tra mente, emozioni, corpo e anima, il corpo sono le azioni, quindi sono fondamentali. La maggior parte delle persone non ottengono quello che vogliono ottenere semplicemente perché non se lo vanno a prendere. O non fanno niente per andare a prendere. Aspettano che qualcosa all'esterno cambi per soddisfare il proprio bisogno. E quindi il 90% delle persone rimangono deluse. Perché quando gli chiedi, ma hai fatto tutto? Sì, ho fatto con costanza? No. Abbiamo visto anche ieri sera degli esempi della storia, ad esempio delle persone famose, che il successo non è solo determinato dal periodo storico, perché abbiamo visto il cambiamento nelle ere, quindi anche nelle ere dove comunque c'era meno tecnologia, c'era meno comunicazione, sono state persone di successo. Quindi il successo non è solo il periodo storico, non è solo una questione di fortuna. Abbiamo visto il caso di Gary Player, abbiamo visto il caso di Chris Gardner. Non è solo una questione di ambiente, perché ci sono tante persone che sono diventate persone di successo grazie alle proprie capacità, ma non per merito dell'ambiente nelle quali sono nate. Non è solo una questione di talento, non è solo una questione di temperamento, quindi di carattere, non è solo una questione di risorse. Alla fine abbiamo visto che le persone che hanno ottenuto dei successi, alla fine hanno creato il loro metodo di successo. Quindi il successo non è quello che è successo, ma è il potere di far accadere in maniera continuativa le cose, ok? Quindi è proprio la capacità di realizzare quello che vogliamo realizzare attraverso il metodo che vedremo ovviamente in questi 3 giorni. In questi 3 giorni andremo proprio a lavorare sul metodo per far accadere le cose. E questo metodo l'ho semplificato, l'ho descritto attraverso dei passaggi. Desidera, sogna, cambia, crea, definisci, pianifica, concentrati, credi, elimina, aumenta e agisci. In questi 2 giorni andremo a, pian piano, man mano, a inserire dei tasselli per farmi notare che questo vi porti dal desiderio all'azione e alla realizzazione, quindi dall'essere all'avere, ok? Bene, incominciamo.